qualificare i detenuti del carcere di Trani, formarli dal punto di vista professionale e dotarli di un bagaglio di conoscenze utili al reinserimento nel mondo del lavoro una volta fuori dal penitenziario. È lo spirito che ha animato la terza edizione di Ripartiamo dalla pasta, l'attività promossa dal pastificio Granoro di Corato e la Factory del Gusto di Molfetta. Il corso, destinato ad 11 detenuti del penitenziario tranese, si è concluso con la cerimonia di consegna degli attestati. Abbiamo trovato anche qui tanto entusiasmo, tanta voglia di apprendere e di acquisire competenze. Da parte anche dei detenuti c'è la volontà di cambiamento, quindi dobbiamo dargli prospettive, dobbiamo dargli opportunità proprio per fare in modo che poi possano integrarsi nella realtà, nel mondo esterno, al momento dell'atto di dimissione. Offrire la possibilità a chi è in una situazione della propria vita difficile, la possibilità di un riscatto attraverso la cultura e attraverso il cibo. Il cibo come momento, anche questo culturale, perché ci riporta a capire e a vivere meglio il territorio da cui le nostre materie prime derivano, è un rapporto di riappropriazione del proprio corpo e un momento anche di riappropriazione con il sociale, quindi il momento anche del cibo come recupero di tutti questi valori. Accanto alla formazione professionale è stato avviato anche un percorso culturale a cura dei presidi del Libro di Corato, che hanno indirizzato i detenuti verso la lettura di testi e saggi dedicati all'alimentazione. Per me è stata un'esperienza bellissima perché ho cercato di scegliere un libro in ogni lezione che si potesse abbinare alle ricette e tutte le volte ho lasciato un messaggio poetico ai detenuti e loro poi hanno scritto dei pensieri e questo è stato molto bello perché ritengo che la scrittura sia poi liberatoria e quindi i loro scritti sono stati densi di emozioni.